Guarda, ho detto che al massimo potevo starti davanti. Il gruppo delle allegre comari di Windsor. Attento perché lo sai che cosa hai fatto, no? Io non ho fatto. Aspetta, in diretta questa volta stanno per picchiare. No, perché io ho cambiato la gomma, io. Ecco. Perché io avevo il mio team Cross Parts, molto credo del mondo. No, tu l'hai cambiata ferma. Anch'io l'avevo cambiata, ma la sera l'ho cambiata. L'ho cambiata tra una speciale e l'altra. Hai capito? Abbiamo chiesto, detto che si poteva. No. Non lo so, dobbiamo discutere di questa vabbè, cosa. Ora vada via, per favore, noi stiamo lavorando. C'è gente che lavora. Senti, sei un po' giù di tono oggi, mi dicono. Bah, sono amareggiato fortemente proprio perché sono partito per la tappa per provare a vincerla. In terza posizione? Sì, per terzo e ho detto proviamo il tutto per tutto, cercare a vincere una tappa almeno, no? Certo. E invece quando dopo magari arrivi troppo forte sulle note inizi a sbagliare, arrivare lungo. E ho sbagliato subito al chilometro 10 che c'era un lasciapista che tornava al chilometro giusto, però mi ha portato su una strada sbagliata. La nota giusta era 5 metri dopo proprio, no? Però vabbè, poi da lì mi ha preso il botto, l'ho fatto passare, l'ho seguito a un villaggio, anche lì ho sbagliato strada. Fatalità, a 200 metri c'era un'altra chiesa e mi tornava tutto, no? Porca miseria. E da lì poi sono andato. Certo, poi ti prende anche il nervoso. Sì. Però questo secondo me è un rally a tua misura, si può fare qualcosa di buono in questo rally. Sì, sì, no, per l'amor di Dio, come esperienza e tutto, come gara è bello, però cioè, quando ti succedono queste cose qua veramente lo so, ti innervosisci tanto. Ti innervosisci e ti deprimi un po', però vabbè, dai, fa parte del gioco. Sapevo che non potevo recuperare la Laia davanti che aveva 20 minuti. Mm. Pedro dietro ne aveva non so quanti forse. Sì, più. No, eri abbastanza sicuro. Ero tranquillo, quindi poi ho lasciato andare, ho guidato un po' come. Con la moto potevo. Ti sei trovato bene? No, la moto benissimo, più che bene. Tutto a posto, insomma, dai. Contento. Turchia sì, bella? Turchia bellissima, paesaggi meravigliosi. Peccato gli errori di inesperienza. Navigazione, ma ci sta, nessuno ha imparato il primo giorno. Sì, sì, però vabbè, dai. Va bene. Si vorrebbe sempre fare bisogna allenarsi. Grazie, ciao Vanni, ciao.